Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Quest'oggi apriamo con la cronaca, incidente mortale questa mattina. Un 21enne di Modugno, Daniele Bonante, è morto sul colpo dopo essersi schiantato con la sua Peugeot 206 contro il cavalcavia della Complanare della Tangenziale nei pressi di Poggiofranco. Il giovane era diretto sul posto di lavoro in un bar di via Matarrese. Tutti i soccorsi sono stati inutili. E cambiamo argomento e parliamo di politica. Colpo di scena nel centrodestra barese. Il candidato sindaco di tutte le forze di coalizione è Domenico Di Paola. Il servizio. Questa mattina era solo una voce, adesso è una certezza. Il candidato sindaco del centrodestra barese è Domenico Di Paola. La notizia arriva 24 ore in anticipo rispetto alle previsioni. In molti infatti pensavano che il momento della verità sarebbe coinciso con la presentazione, domani mattina, dei candidati per Palazzo di Città della lista civica del Movimento Schittulli. Ma i primi rumors sono trapelati alla fine della lunga maratona notturna che ha coinvolto tutte le forze di coalizione. La decisione è stata presa intorno alle 2:30 del mattino. Non è stato facile, sono stati i primi commenti, mettere d'accordo tutti quanti. Del resto, e non è certo una novità, tanti forzisti premevano per l'ipotesi presidente della provincia. Ma pare che Francesco Schittulli abbia rinunciato, probabilmente per via del confermato sostegno del nuovo centrodestra all'ingegnere prestato alla politica. Non più tardi di ieri, in un'intervista, Massimo Cassano auspicava un ricompattamento di tutta la coalizione attorno alla figura dell'ex numero uno di Aeroporti di Puglia. E così è stato. Silenzio generale questa mattina in vista della conferenza stampa prevista per le 16:30 di oggi. E questo pomeriggio alle 16 in punto il candidato sindaco di centrosinistra Antonio De Caro presenterà alla stampa la squadra dei candidati presidenti per i 5 municipi. L'appuntamento è al The Club in via Calefati in centro. E cambiamo ancora argomento, giornata di sopralluoghi e audizioni per la presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Rosy Bindi, oggi in missione a Bari. Il resoconto della mattinata da Cristina Ferrigni. Noi ci siamo resi conto che se i mafiosi riescono a tenere per molto tempo alcuni beni è perché qualcuno si è girato dall'altra parte e perché qualcuno gli ha dato una mano. Ecco, adesso noi chiediamo a tutti, dopo aver tolto i beni ai mafiosi, di dare una mano alle istituzioni per restituire questi beni alla comunità. Bari città esempio di buone pratiche della giustizia. Così l'onorevole Rosy Bindi alla guida della Commissione parlamentare antimafia, missione oggi nel capoluogo pugliese per una lunga giornata di incontri e audizioni. In mattinata il sopralluogo nei due bar confiscati alle mafie, il Bar Nord Caffè e la gelateria Gasperini in via Sparano. Nel pomeriggio le audizioni in prefettura con i capi della Procura Barese e con i vertici delle forze dell'ordine. Saranno ascoltate anche alcune associazioni antimafia. E anche il giorno della presentazione del progetto La Colomba della Legalità, organizzata dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari. Innanzitutto aveva il profumo buono del dolce, aveva anche quel profumo della legalità, il profumo del coraggio, perché per arrivare a questi risultati ci vuole il coraggio dei magistrati, ci vuole il coraggio degli amministratori giudiziari, ci vuole il coraggio dei lavoratori, di questi lavoratori che hanno continuato qui, gli stessi del bar della stazione che hanno ricevuto l'estorsione anche dopo che si erano regolarizzati. Ci vuole il coraggio da parte poi di tutti i cittadini di Bari che devono, come tutti quelli in tutta Italia, adesso si può venire qui a mangiare il gelato e a mangiare la colomba. Imponevano il pizzo ai commercianti, seminando il terrore nel quartiere San Girolamo. Quattro gli arresti eseguiti dalla squadra mobile di Bari. Vediamo. Da una parte il muro di silenzio dei cittadini, dall'altra il coraggio di un gruppo di commercianti a denunciare. San Girolamo, quartiere simbolo del racket e delle estorsioni ai danni di esercenti e di imprenditori edili da parte dei clan, oggi può definirsi parzialmente libero. La squadra mobile della Questura di Bari ha disarticolato una delle organizzazioni criminali più potenti sul territorio, il clan russo. Quattro le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico dei fratelli Umberto e Saverio Lorusso, già detenuti, con loro Giacomo Pappagallo e Umberto Loseto. Da tempo tentavano di estendere i propri affari illeciti nei quartieri tra Fesca, San Girolamo e San Cataldo, una guerra che si è consumata a colpi di omicidi e ferimenti contro i componenti dello storico clan avverso dei Capriati.
Ed è stata presentata questa mattina la quarta tappa del Giro d'Italia che il prossimo 13 maggio partirà da Giovinazzo e dopo aver toccato i comuni di Molfetta e Bitonto si concluderà proprio nel capoluogo pugliese. Nel corso dell'incontro in cui sono stati illustrati anche i percorsi alternativi e le aree di parcheggio per i cittadini, sono stati presentati gli eventi sportivi e culturali organizzati dal comitato di tappa che si terranno nelle città ospitanti. All'incontro con la stampa ha partecipato l'assessore comunale allo sport Elio Sanicandro. 12ª edizione del Salone Nautico di Puglia che si svolgerà sul lungomare di Regina Margherita di Brindisi dal 30 aprile al 4 maggio. Tra le novità di quest'anno la collaborazione della Fiera del Levante e di Union Camere regionale, una vetrina importante per la portualità pugliese e per il settore navale italiano. In esposizione circa 200 imbarcazioni. E siamo alla pagina dello spettacolo, è stato Amore Puro quello regalato da Alessandra Amoroso al pubblico che ieri sera ha preso d'assalto il Pala Florio per il tour della cantante leccese, partito a dicembre. E c'è anche chi non avendo il biglietto ha deciso di rimanere fuori e di non rinunciare ad ascoltare dal vivo la voce della propria Beniamina. Vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi nel 2009, vincitrice di dischi d'oro, di platino e multiplatino, Alessandra Amoroso continua a riempire gli stadi e a commuoversi dopo anni quando il pubblico intona le sue canzoni. Amore Puro, lo ricordiamo, è il suo quarto album in cima alle classifiche dei dischi più venduti in Italia. E siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, piogge sparse, temperature comprese tra i 10 e i 17 gradi, venti moderati e mari poco mossi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet, telebari.it, radiobari.net e info@ilsegnodizorro.it. È tutto per il momento con il nostro telegiornale, rimanete con noi.